Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi do il via alla mia esperienza al giorno zero della mia vacanza in Abruzzo. Andiamo a fare escursioni, trekking e quant'altro. Quindi basta stare lì impalati, andiamo. Allora, la prima tappa è Monte Salviano, sopra Avezzano. Le condizioni climatiche sono pessime, porta pioggia, andiamo direttamente. La pioggia è nostra amica e ovviamente non può mancare. Abbiamo scelto di spostarci vicino proprio per evitare di arrivare troppo lontani per poi dover tornare di corsa. Siamo arrivati a destinazione, ho lo zaino poco professionale e soprattutto poco etero, però Anna non vuole cedermi quello nero e quindi mi devo accontentare di questo che è di mia madre. A mancanza d'altro, andiamo. Ragazzi, abbiamo intrapreso un sentiero che porta ad altri paesi, ovviamente. Il nostro obiettivo non è quello di arrivare a un altro paese, ma di vedere un bel panorama. A parte il sentiero è bellissimo perché sta proprio in cima al monte, è come se tu facessi la cresta. Siamo a 980 metri di altezza. Qui sotto a me è l'1% di pianura dell'Abruzzo. È la pianura marsicana. L'Abruzzo è diviso in due, da due massi rocciosi, il Gran Sasso e la Maiella. Allora, breve pausa, mangiamo la barretta energetica gentilmente offerta da Anna. Thank you so much. Allora, visto che me lo chiedete sempre, oggi non inquadro Anna perché non vuole. Sappiate che in questa giornata lei non ci sarà perché ha problemi di socializzazione con il resto del mondo. Buono. Mamma mia, è cambiato il tempo. Siamo andati al supermercato, dietro sta diluviando. Anna si è messa a fare un rustico che spero sia buono. La preparazione del rustico è molto semplice: uova, pasta sfoglia, prosciutto e mozzarella. Ho provato a realizzare dei b-roll per rendere tutto il più dinamico possibile. Perfetto. Allora, tra un suono di campana e l'altro, praticamente andiamo al campo volo. Più di due mesi che non tocco il drone e prima di andare a fare qualche volo fatto bene, io personalmente andrei a fare qualche piccolo test. Siccome ho avuto non pochi problemi col drone e per fortuna l'ho riportato a casa, ho mezzo rotto due eliche, quindi ora devo cambiarle. Ok, questo è il posto. Ora da qui più un allenamento per stare tranquilli con la testa, perché volare è come guidare, più guidi e meglio è, insomma. Quindi sono un po' teso, anche se non sembra. Si vede che sono un po' teso? No. Mi metto qui dietro a preparare il tutto. Ho praticamente pezzi sparsi ovunque. Ovviamente tutto mezzo scarico, perché non è che io ho caricato tutto, no? Giusto. È bellissimo qui comunque come posto. Mi pare una mosca così. Direi più un'ape. Ad oggi vi dico che il mondo dei droni FPV non è per tutti. Volare non è per tutti. Come l'acqua, il fuoco e la terra, anche l'aria è un elemento. E onestamente ognuno di noi ha il proprio. Fare video e volare con il drone FPV non è assolutamente una passeggiata. Ci vuole tanta pratica, ma soprattutto tanta, tanta pazienza. Allora, buongiorno ragazzi. Direzione di oggi, Villetta Barrea. Buongiorno e benvenuti a Villetta Barrea, luogo di cervi, orsi e lupi. Fa abbastanza freddo, fanno 14 gradi. Qui si viene specialmente e soprattutto per i cervi. Questo è un lago artificiale e all'interno non è possibile pescare, infatti ci sono dei pesci giganteschi. Anna è quasi ossessionata, diciamo, dagli animali, quindi adesso andiamo alla ricerca di loro, dei cervi. È anche un po' l'obiettivo per il quale siamo venuti. Adesso sono le 11:30, riprendiamo la macchina e andiamo all'altro parco. Sono al 100% animali selvatici, quindi vanno innanzitutto rispettati e poi tenuti a giusta distanza. Ci siamo avvicinati forse un po' troppo e ci ha fatto capire che questa deve essere la distanza tra noi e loro. Per farvi capire l'idea, noi usciamo da questo buco qui e la macchina è laggiù. Uno, stavamo talmente simpatici, ci hanno seguito anche su strada. Attento, eccolo, 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 eccolo. Carini. Il salto. Niente, ha sbagliato, no, ha sbagliato, cavolo, i calcoli. Ha sbagliato i calcoli, davvero.
Bellissimo. Belli. Li abbiamo visti talmente tante volte che non posso negarvi che mi sono quasi abituato. Un po' come quando abbiamo parlato con una signora sempre qui a Barrea. Disse proprio questa cosa. Dice: io li vedo tutti i giorni, per me è una cosa normale, normalissima vederli. E in effetti non ti rendi poi effettivamente conto di quanto sia bello avere degli animali così liberi, spensierati nel proprio giardino di casa, perché pensi solamente al fatto che sono distruttivi e magari ti rovinano il raccolto, no? Comunque, se venite in questi posti, mi raccomando, moderate la velocità. Potete uccidere gli animali e farvi molto molto male anche voi con la vostra auto. Subito dopo quell'esperienza ci siamo spostati al centro visita Dining, dove è possibile accarezzarli e dar loro da mangiare, poiché si trovano in un recinto apposito. Altra tappa, San Domenico, il lago. Mo dice che dobbiamo fare una linea retta, praticamente dobbiamo partire da là, quindi fai una cosa, buttale sotto. Non ci sto a pensare. Così non ci penso più manco io e stiamo a posto. Richiesta d'esperienza minima, allenamento minimo, quindi una persona come Anna va benissimo. Per me no, perché servono cose più alte, perché mi sono allenato un mese e mezzo, a differenza sua. Da qui siamo saliti fin qui su e Anna è felicissima di fare questa escursione con me in solitaria, vero? Te dico. Alle mie spalle c'è il lago e la strada più bella d'Abruzzo secondo me, e adesso ci incamminiamo dentro al bosco. Siamo giunti al punto panoramico, c'è il lago, ci sono le banchine, ci riposiamo un attimo e poi si torna giù. Buongiorno ragazzi, mi trovo in solitaria, sto preparando, vado sulla montagna di Scurcola Marsicana. Con me avrò un litro d'acqua, una barretta energetica, alziamo un po' l'asticella perché è un po' più impegnativo rispetto alle altre volte, e vado, quindi ci vediamo sul sentiero. Per arrivare alla croce dobbiamo prima di tutto attraversare tutto il paese, arrivare fino al castello, e una volta arrivati al castello inizia il sentiero per arrivare alla croce. Ragazzi, mi sono allenato per questo, quindi devo riuscirci assolutamente, una sfida personale. Purtroppo per una piccola distrazione ho avuto problemi con la GoPro e quindi è venuto tutto bruciato e ho buttato tutta la parte della salita. Vi dico soltanto che è stato qualcosa di super adrenalinico. Da quando ho scoperto il trekking è tutta un'altra storia. Allora, prendiamo i bastoni. Ok, ci siamo, zaino in spalla e si va. Sta piovendo molto poco per fortuna, ma sta piovendo. Non ho praticamente nulla che può coprirmi, dovrò attrezzarmi anche su questo. Sono messo a correre per raggiungere il rifugio. Purtroppo è chiuso, una chiesa è chiusa, sta piovendo solo qui, c'è il sole praticamente ovunque. Io adesso neanche ho la felpa, niente, sono rimasto bloccato qua. Vabbè, non disperiamoci, non me l'aspettavo proprio in realtà. Tutto mi aspettavo tranne che diluviasse solo qua. Bene ragazzi, fortunatamente ha smesso. Non perdiamoci l'animo, queste cose possono accadere. Sono io che non sono organizzato, sono sincero. Non è colpa del meteo, non è colpa di nessuno. È soltanto una disorganizzazione. Dietro questa scalata c'è un allenamento fisico e mentale che è stato costante nel tempo. Sono ormai più di 2 mesi che mi sto allenando per riuscire a raggiungere traguardi come questo. Per qualcuno non è molto, per altri è tantissimo, ma per me, per come sono partito, è una grande soddisfazione. L'ho fatta tutta di un fiato, con uno zaino di 7 kg e 2 litri d'acqua sulle spalle. Certe emozioni non si spiegano, si vivono e basta. Bene, dopo 5 km e 100 sono arrivato al punto iniziale. Tosta, molto tosta. Allora, ho trovato un posto pazzesco. Ci siamo fermati con la macchina. C'è un monte che si trova, credo, a 1 km, 2 km, massimo 3 km. E io ho un drone FPV.
Bene ragazzi, siamo arrivati qui nel punto indicato dall'applicazione. L'applicazione è Komoot. Iniziamo il sentiero, vediamo un po' che cosa ci porta. Comunque pochissimo dislivello, 200 metri e un'ora e mezzo di cammino, quindi una cosa abbastanza easy, visto che è abbastanza tardi, quindi andiamo! Allora Anna, ci troviamo davanti a un bivio, dobbiamo decidere se andare o alla cascata per di qua o se no al sentiero della chiesa che è di là. Dove vuoi andare, la cascata o puoi andare là? Si sta cominciando a far sentire, perché di là erano solamente 200 metri di dislivello. Qui mi sembra un pochino, ma giusto di poco, più alto. Lo stiamo un po' accusando, soprattutto lei, perché non è allenata. Tu sei strano. Ragazzi, qua è bello ripido, quindi lo affrontiamo con molta calma e con ovviamente una mano, che ve lo voglio far vedere. Che è quella che levi dalla videocamera. Sicuramente. La discesa è andata, adesso inizia la salita. Ragazzi, manca veramente pochissimo. Dobbiamo seguire questo sentiero che è molto ben segnato, devo dire, rispetto a tutti gli altri che abbiamo fatto finora. Siamo all'altezza di 1043 metri e stiamo camminando da 50 minuti. Guardate che scorci. Niente male, comunque noi proseguiamo per il sentiero. Sento il rumore dell'acqua, dovremmo essere arrivati o meglio quasi arrivati. Mamma mia ragazzi, peccato che c'è un po' di nuvole. Sta cambiando velocemente il tempo. Però bello, 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 bello. Ma è stupenda! Buongiorno ragazzi, come tutte le escursioni si parte dalla mia auto. Siamo arrivati direttamente nel posto, nei dintorni di L'Aquila. L'escursione dovrebbe iniziare da qui. Allora, noi proviamo ad andare di qua, anche se in realtà dice che è sbagliata. Però non lo so, io proverei, perché questo è il 146A che porta appunto sulla montagna. Vedremo, vedremo. Per ora è abbastanza easy perché è tutta discesa e niente, andiamo abbastanza tranquilli e anche abbastanza veloci. Siamo oggi belli carichi di attrezzatura rispetto agli altri giorni. Ci troviamo in questo fitto bosco. Da qui mancano altri 5 km. Ne abbiamo percorsi solo 2. Ok, abbiamo ripreso il sentiero, quello giusto. Stiamo proseguendo dritto. Finora è abbastanza pianeggiante, tranne il pezzo iniziale. Abbiamo trovato un bivio che ci portava a più posti. Noi dobbiamo proseguire dritto. Stiamo percorrendo tutta la montagna. E questo è il panorama che riserva. Siamo arrivati al sentiero finale, il vero motivo per cui sono partito e per cui mi sono allenato così tanto. Il trekking più lungo e duro di tutta la settimana. Siamo scesi e poi risaliti, attraversato tutta la montagna, camminato e camminato senza sosta, solo con un unico obiettivo in testa, la vetta. La salita è appena cominciata, dobbiamo proseguire, siamo solo all'inizio. Ragazzi, stiamo salendo, è tostissima, siamo a più di 160 metri di dislivello. Bello, bello davvero. Altro bivio, continua la salita. Abbiamo fatto 440 metri in attivo e 293 in passivo. Siamo giunti alla parte più panoramica del sentiero, che appunto è L'Aquila. Siamo arrivati dopo 8 km, finalmente ci siamo. Guardate che croce maestosa e che vista, che vista. 8 km super intensi ragazzi, è stato magnifico, tosta. La croce è ben visibile, sono un po' appassionato delle croci, Anna lo può confermare. Non lo so, sto tipo a caccia di croci, quindi adesso intraprendiamo il sentiero per tornare. È un altro chilometro e poi ci aspetta tutto il ritorno. 9 km. Stavo cadendo, è super ripida, è un sacco tosta. Siamo ritornati qui alla chiesa, quindi al punto di partenza. Noi adesso intraprendiamo tutto il sentiero che riporta su strada. C'era un'altra strada che portava dall'Aquila, che era il sentiero alternativo. Ovviamente noi non possiamo prenderlo perché la macchina non è lì. Appena scattato il 10° chilometro, le ultime curve, poi siamo arrivati. Grande Anna, bravissima.
Grande. Ed eccoci qua a 11 km 150, 887 metri d'altezza sul livello del mare, 650 metri d'altezza in attivo e 640 metri in discesa. 4 ore e 30 minuti. Adesso ci abbeveriamo un attimo e ce ne andiamo via subito. Sono un cane, per colpa di lui. Cinque giorni di puro trekking, percorrendo 36 km. Il trekking è qualcosa di unico e indiscutibile. Alcune esperienze vanno vissute appieno per essere comprese. Sono sempre stato un amante della montagna e ho sempre praticato il trekking. Per raggiungere gli obiettivi desiderati bisogna essere concentrati e avere un'elevata preparazione. È facile rimanere seduti su quel divano senza fare nulla. Da quando ho deciso di prendere in mano la mia vita, mi sono migliorato e ora sento una forza interiore tale da poter spostare montagne. A volte bisogna osare per raggiungere i propri obiettivi, senza aspettare che qualcosa accada.